Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci ritroviamo su Dissidia, Final Fantasy, ovviamente la versione giapponese, perché oggi è uscita la nuova arma FR e la nuova arma BT di Yuffie, con ovviamente la Six Warrior Quest, che ovviamente verrà appunto svolta, o comunque probabilmente la svolgerò questa sera in live. E tra l'altro vi dico anche questa novità, perché ovviamente voglio dare una piccola novità al canale in generale, le live che farò di Opera Omnia le trasmetterò sia su YouTube che su Twitch. Quindi avrete comunque la possibilità di potermi seguire o da una parte o dall'altra. Non so se voglio trasferire definitivamente il contenuto di Opera Omnia su YouTube. Dato che su Twitch comunque voglio dedicarmi a fare altri progetti e voglio comunque concentrare il lato Opera Omnia solo ed esclusivamente su YouTube, quindi probabilmente vedendo anche un pochettino come va diciamo la situazione all'interno anche delle live stesse, probabilmente trasferirò il contenuto di Opera Omnia, quindi le live e tutto quello che farò a tema Opera Omnia, solo ed esclusivamente su YouTube. Mentre invece su Twitch mi dedicherò a tutti gli altri progetti che ho intenzione di fare e molto probabilmente aprirò un secondo canale di cantina dove metterò ovviamente le cose che faccio in live su Twitch, giusto per permettere magari di poterle recuperare in un secondo momento. Quindi vediamo un pochettino come va. Cercheremo di fare queste prove, cercheremo di vedere appunto diciamo l'andazzo della situazione, portando comunque il contenuto su YouTube. Vediamo un pochettino se riusciamo a dare una svecchiata o comunque se riusciamo a dare un po' di movimento alla community. E detto questo, oggi parliamo di quello che ovviamente viene rappresentato all'interno del gioco. Anche perché Yuri viene riproposto con la sua arma BT, ottiene la Echo, quindi avremo la possibilità di utilizzare adesso Yuri con la sua Echo. Cosa che a me non interessa perché appunto lo possiedo, ma ovviamente non l'ho maxato. E poi ovviamente abbiamo praticamente l'annuncio diciamo di 12 free pool, da quello che ho capito bene, che per l'appunto avremo la possibilità di vedere poi più in là. Infatti, come potete vedere, qui ci sono tutti i banner che verranno comunque presentati, molto probabilmente nella prossima Ope Ope. Dato che per l'appunto i banner cominceranno appunto a venire fuori piano piano e molto probabilmente verranno presentati nella prossima Ope Ope. Viene riproposto anche Wall, se non sbaglio il banner di Wall addirittura è oggi che esce, quindi lo avremo già a disposizione. Anzi, no, forse il 25 addirittura. Sì, viene proposto il 25 e sparirà il 9 di dicembre. Quindi avremo la sua multisummon gratuita, verrà riproposto. Avremo le altre challenge di fine mese, come potete vedere, verranno aggiunte il 20. La prossima verrà aggiunta il 25 e sarà, se non sbaglio, proprio quando viene proposto Wall. Esatto. E poi l'ultima invece il 2 dicembre. Che ci permetterà appunto di ottenere poi le classiche ricompense per il banner successivo. Il Yactus, quindi diciamo che abbiamo un pochettino le informazioni in generale di quello che avverrà fino alla fine del mese, ma le informazioni più nel dettaglio e tutto quello che ci interessa sapere le avremo durante la Ope Ope che verrà trasmessa per l'appunto fine mese. Abbiamo anche gli annunci, se non ho visto male, di quelle che potrebbero di quelli che sono praticamente i personaggi sinergici, se non ho capito male, del prossimo evento, della prossima batch. Questi ovviamente sono tutti costumi che vengono riproposti, ma dovremmo avere. Vabbè, questo è tutto quello che ci viene spiegato. Eccoci qua. Questo è tutto quello che ci viene spiegato ovviamente della Six Warrior Quest, mentre invece questi, come potete leggere, 3011 saranno i personaggi protagonisti del prossimo evento, quindi delle prossime batch. Molto probabilmente si vocifera addirittura di una Burst of Force di Tancred, quindi finalmente diciamo Final Fantasy XIV avrà la sua prima arma Force dopo quasi 2 anni. Anzi, un anno e mezzo forse dal rilascio delle Force, addirittura delle Echo, anche se in realtà c'è chi sostiene che potesse essere, cioè che possa essere Oron. Io sono molto più convinto di Tancred per tanti e tanti motivi.
Però fondamentalmente spero da un lato che finalmente possa essere Tancred, anche per dare una gioia a tutti i giocatori di Final Fantasy XIV, che ovviamente vogliono i loro personaggi riconsiderati all'interno del gioco. Detto questo, andiamo a vedere un po'. No, non mi danno nulla, ovviamente non ho nulla da prendere. Abbiamo altre due news che non so cosa siano. Sì, vabbè, i rework che sono stati fatti a Yuffie e anche a e a Yuri, e poi vabbè l'annuncio della Ope Ope Burst numero 9, ma queste sono, diciamo, cose un po' vecchiotte, non c'è assolutamente problema. Allora andiamo nella sezione dei pool, proprio perché, come potete vedere, in questo caso noi abbiamo la prima multisummon gratuita e abbiamo anche i tre ticket viola per tentare, diciamo, lo sculo per quanto riguarda Yuffie. Yuffie, come ben sapete, è un personaggio di Final Fantasy VII, quindi in realtà mi piacerebbe averla, ma non farò le follie dell'imperatore perché, sinceramente parlando, non la reputo essere così importante. È anche vero che in questa Six Warrior Quest le condizioni sono terribili per poter appunto affrontare questa challenge, questa Six Warrior Quest. Sono veramente delle condizioni assurde, però avremo modo di gestirle poi nel migliore dei modi possibili. Allora, cominciamo con Yuri. Vediamo questa prima multi di Yuri cosa ci permette di ottenere. Ovviamente di Yuri non mi interessa nulla, perché Yuri lo possiedo, se non sbaglio, sia la Force che la BT, ma sinceramente parlando non mi interessa completamente niente di Yuri, per cui qualsiasi cosa esca è solamente un regalo. Invece mi è uscito il kit praticamente di Nine, il kit base di Nine. Possiedo 913 ticket che ovviamente buttiamo per il meme da Yuffie. Buttiamo questi 13 ticket per il meme, vediamo se magari il meme tante tante volte ci vuole bene, anche se ovviamente non penso. È vero che Yuffie è del 7, una orb dorata la guardiamo, ovviamente fosse stata una orb normale, cioè una orb azzurra, non l'avrei guardata, ma orb dorata ci sta. Ho registrato un po' più tardi oggi perché da me c'è brutto tempo, quindi ho preferito non attaccare nulla. Adesso invece il tempo sta leggermente migliorando, quindi mi sono messo a registrare questa prefazione di quello che sarà stasera. LD di Papalima e LD di Yuffie, va bene, io già le possedevo entrambe. Prima i ticket no, prima andiamo con la multi gratuita, vediamo cosa ci dà. Altra orb dorata, quindi andiamo a vedere. Probabilmente non avendo Yuffie ecco la tosse che mi ritorna. Non avendo Yuffie, probabilmente in questa Six Warrior Quest cercherò di rushare, se sarà possibile in un modo o nell'altro rushare, perché mi conviene da un lato. Anche con tutte le eco che dispongo, molto probabilmente farò una sorta di rush pazzesco. Però vedremo un pochettino quello che sarà questo evento. Allora, Yuffie, primo ticket viola. Orba azzurra la schippo, giusto per dare quel brividino. Niente. Vediamo Yuffie, altra orba azzurra, schippino. Io ci provo, perché le orba azzurre schippandole solitamente mi hanno dato qualche gioia. Ok, orba dorata. Yuffie un po' cattivella, Yuffie un po' cattivella. Ripeto, non che mi interessi ovviamente avere un personaggio come Yuffie, perché non mi piace, se devo essere sincero. L'hanno fatto un po' particolare e non mi fa impazzire. L'effetto BT non è neanche male, se devo essere onesto, però. Niente da fare, va bene, niente da fare. Va bene, siamo arrivati a 80. Io direi una multicina la faccio, giusto per arrivare a 100. Vediamo. Niente, orba azzurra, proprio trattato malissimo da Yuffie. Va bene. Buttiamo qualche ticket. Vediamo se magari con qualche ticket facciamo il miracolo. Ok, orba dorata la guardiamo.
non voglio spendere tantissimo, penso un 50 ticket così, giusto per tentare la Force almeno, perché comunque la Force in questa Six Warrior potrebbe essere utile, se non voglio ovviamente rushare con le Echo, perché se non ho Yuffie... Oh! No, madonna, Yuri, ero quasi contento, invece no, Yuri nuovamente. E quindi stavo dicendo che comunque Yuffie potrebbe essere comunque una chiave, proprio per riuscire comunque a giocarmela bene in questa Six Warrior, proprio perché le condizioni sono un po' pesanti. Bisogna fare comunque una Force dove bisogna infliggere addirittura 6 debuff per bloccare la loro Force, quindi veramente o si rusha, perché o si rusha o siamo praticamente bloccati, siamo letteralmente bloccati, quindi bisognerà vedere poi come gestire meglio la situazione. Poi vabbè, ci sono i boss che comunque si cleansano, che hanno turni dove fanno attacchi, robe, cioè è un po' particolare la situazione, è un po' particolare. Dai, Force di Yuffie? Oh, benissimo, con l'ultimo ticket, cioè con gli ultimi 10 ticket abbiamo concluso in bellezza. Sono soddisfatto, almeno Yuffie me la posso tenere come, diciamo, asso nella manica in questa occasione. Anche se ovviamente non ho la BT, ma va bene così. Probabilmente la Force la maxo a Yuffie, probabilmente sì. Però detto ciò, ovviamente non sarà utilizzata come personaggio fisso, anche perché lei la utilizzo nel farming o tanti altri utilizzi per Yuffie. Però avere comunque la sua Force da utilizzare in questa Six Warrior Quest è una via più semplice di gestire la situazione. Quindi, ma molto probabilmente rusherò. Molto probabilmente rusherò, non utilizzerò Yuffie, ma preferisco averla, non si sa mai, preferisco avere appunto un asso, preferisco avere un asso nella manica. Potrei anche fare la Six Warrior molto probabilmente con il metodo di Artemisia, Artemisia Quina, molto probabilmente funzionerebbe, non so effettivamente se si può fare, però credo che possa funzionare, quindi diciamo che le scappatoie ce le abbiamo, però meglio così. Quindi ragazzi, vi aspetto questa sera sia in live su Twitch che su YouTube, quindi avremo modo di poterci vedere da una parte e dall'altra. Vediamo un pochettino come va la situazione e nel caso poi trasferiremo il contenuto di Open Omnia definitivamente su YouTube. Quindi detto ciò, io vi ringrazio per essere stati con me e ci becchiamo alla prossima. Bye bye!